Vi do il buongiorno ancora anche agli ultimi che sono arrivati online, come Yasmin, mi pare che non ti abbiamo ancora salutata, quindi buongiorno Federico, vediamo, meglio specificato, buongiorno. E do il buongiorno anche a tutti voi ragazzi che siete qui in presenza. Prima cosa che ci tengo è ringraziarvi perché chiaramente voi oggi siete qui con alcuni con un po' di obbligo, vabbè, lo dico con affetto, altri invece tutti volontariamente, completamente in modo volontario. Questa cosa non può che riempirmi di due stati emotivi: gioia, ma anche ansia, perché chiaramente quello che non è facile. Ma facciamo prevalere la gioia e proseguiamo, insomma, con questo percorso. Dunque, prima di iniziare davvero con il corso vero e proprio, che oggi vedrà comunque una partenza rallentata, ci tengo anche a ringraziare alcune altre figure che sono qui presenti, una in particolare, Matteo Mencarelli, che ha due compiti, quello di studente e quello di tutor del Cluster Climate. Cluster Climate, per chi non lo dovesse sapere, magari che chiaramente non è della nostra scuola, o magari è semplicemente di un corso diverso dalla nostra scuola, altro non è che un raggruppamento, uno dei tre raggruppamenti presenti all'interno della magistrale di architettura di Ascoli, che già dal primo anno della magistrale appunto richiede questa suddivisione da parte di gruppi degli studenti. Ecco, questa cosa non mi piace. Dovrò fare così continuamente, il Parkinson mi farò venire veramente. E dicevo, è una suddivisione che serve per dare una sorta di indirizzo al percorso di studi della magistrale, ma sicuramente cerca di creare delle attività che possano coinvolgere trasversalmente tutti quanti, al di là del macro tema principale, appunto, che è il clima, chiaramente. Ora, il nostro corso, oltre che per questo, nasce da un'esigenza espressa anche veramente da una chiacchierata a tavolo con i ragazzi di Atelier 1, che ci tengo anch'essi a ringraziare tantissimo perché il loro contributo nella realizzazione di questo corso è grande. Qui abbiamo anche qualche esponente, quindi insomma ci fa ancora più piacere. E nasce in modo spontaneo, quindi non è un corso di quelli canonici, di quelli che Unicam riconosce come canonici. Ora, non è un corso canonico, ma sicuramente è un corso impegnativo. Non è richiesta sicuramente la presenza da parte vostra, anche se adesso mettiamo una piccola postilla, nel senso che non avete un obbligo di presenza, per carità. Però mi farebbe piacere, adesso cerco di capire come è possibile realizzare questa cosa, darvi indietro anche un qualcosa per il tempo che voi state spendendo e che potenzialmente spenderete ad ascoltare quanto ho da dirvi. E vorrei ripagarvi con un credito, o due crediti, non lo so esattamente, ma non riesco a prendere la misura di questo. Vorrei parlarne con Barbara Novelli, però probabilmente in questo momento non vi so dare una risposta precisa sulla possibilità da parte mia di accreditarvi, perché chiaramente, ecco, nasce in modo completamente esterno alla didattica classica. Però se vi fa piacere e se ne avete bisogno, io in qualche modo troverò una soluzione, però a questo punto una cosa che sicuramente potrebbe essermi richiesta dalla direzione è una controprova che voi siete presenti qui. O anche online, vale? Non vi preoccupate. Una controprova che però probabilmente non vale per le registrazioni, nel senso che se ascoltate semplicemente le registrazioni probabilmente non è sufficiente. Diversamente, stando qui online e certificando la vostra presenza, in qualche modo magari ci riusciamo. Quindi io devo chiedere una cortesia inizialmente subito a Matteo di fare un foglio o a mano sul computer, non adesso, pure più tardi, in cui puoi raccogliere le presenze dei
diciamo dei presenti e di chi è online, a cui però mi rivolgo in questo momento dicendo che sono grato anche a voi perché la risposta io non me l'aspettavo. Ho ricevuto ieri mail da Messina, vedo Corrado, fino a Torino, di anche studenti esterni chiaramente alla nostra facoltà, o anche di in realtà persone che sono uscite da questa facoltà, o ancora di più mi fa molto piacere persone che magari non hanno mai conosciuto i luoghi di Unicamp, però sono dei professionisti che vogliono avvicinarsi un pochino a queste tematiche. E ora, sicuramente per tutto il mondo degli studenti interno e esterno, potrei probabilmente per le vostre facoltà accreditarvi, cioè, o meglio, certificare la vostra presenza, poi non so se le vostre facoltà sono in grado di, come dire, accettare questa mia certificazione per accreditarvi uno, due, tre crediti, quello che saranno, però ci proveremo. Vi chiedo a voi di informarvi eventualmente. Detto questo, vorrei in realtà. No, io adesso stavo muovendo. Ok, non è bello. Non è bello. La connessione non è stabile. No, niente. Abbiamo deciso che deve rimanere lì la finestra. Ok, si è ringrandita. È stato collegato il nuovo dispositivo. Chiedo a casa se mi sentite, in modo tale che non abbiamo Sì. buttato di registrazione. Perfetto, fantastico. Chiedo invece anche ai presenti cosa vi aspettate da questo corso. Quindi siete qui in blind completo. Sappiamo che parleremo di modellazione parametrica, sappiamo che parleremo di programmazione parametrica, non abbiamo, cioè sappiamo un pochino che il core sarà l'obiettivo finale, scusate, sarà l'analisi climatica, però voi effettivamente cosa vi aspettate da questo corso? Magari adesso siete completamente all'oscuro, non vi rendete conto. Grazie, io farei 3D senza fare 3D. Tu faresti 3D senza, o vorresti fare questo? Ok, bello. Oppure quadrendi di cose assurde che a mano ci metteresti un anno e mezzo invece con la metà dell'altro tempo. Allora, posso dirti che in realtà una minima parte di questo verrà fatto, una minima, nel senso che è vero, lo faremo, soprattutto all'inizio, proprio per prendere dimestichezza. Con lo strumento, faremo un utilizzo formale di questi strumenti, cioè lo utilizzeremo per costruire geometrie, che è qualcosa che magari sta molto a cuore, soprattutto a chi chiaramente dell'architettura ne fa soprattutto un utilizzo formale, e ci sta per carità, e soprattutto anche magari a quelli che fanno afferenza al mondo del design, per esempio, no? Quindi, diciamo, questo aspetto è interessante, non è facile, ma non è l'unica cosa che vedremo. Noi vedremo anche e soprattutto forse tutta quella parte un pochino nascosta, quello che non ti dicono degli strumenti parametrici, cioè la loro possibilità di intervenire sfruttando le loro potenzialità per un uso funzionale, non solo strumentale, non solo formale, che chiaramente prenderà magari gli esiti di uno studio formale e ne analizzerà invece i comportamenti e utilizza i comportamenti a livello ambientale o magari lo utilizzerà per gestire queste geometrie nelle varie modalità. Adesso sto dicendo tante parole strane, non vi preoccupate, piano piano impareremo a capirci un po' meglio.
Però vi do una brutta notizia, perché brutte notizie vanno dette subito, giusto? Oggi, siccome siete tanti qui, siete tanti a casa, sono tanti quelli che mi hanno richiesto anche solo le registrazioni perché non possono essere qui presenti, vi devo dare la brutta notizia che oggi ci annoieremo. Perché questo chiaramente non è un corso canonico, ma è un corso sicuramente universitario, quindi benché io non sia una persona seria, devo fare comunque il serio e aggiungere anche diciamo, un background diciamo, all'utilizzo degli strumenti che stiamo per vedere. O mettiamo anche a tutto schermo così iniziamo a chiacchierarci su. Allora, questo background in realtà, in qualche modo, io lo dico scherzando che è un po' noioso, però potrebbe essere anche d'aiuto a voi per capire se vi suscita qualcosa, un friccicorio, un certo friccicorio, perché altrimenti potrebbe essere forse non adatto a voi questo corso, per carità. Io mi auguro che valga per tutti quanti, anzi, in realtà più che non sia adatta a voi, non sia io in grado di trasmettervi lo stesso friccicorio che sento io, ecco, la dico diversamente e mi scuso. Nel senso che io capisco benissimo l'effetto wow che tutti quanti abbiamo, soprattutto quando vediamo un uso formale di queste strumentazioni, però chiaramente quello che c'è dietro ci racconta in realtà un mondo molto più ampio che vorremmo imparare a conoscere. Vorrei che imparassimo tutti insieme a conoscere, proprio perché lo scopo fondamentale di questo corso è quello di darvi uno strumento o darvi la possibilità di utilizzare uno strumento nel modo in cui voi vogliate utilizzarlo e nel modo che ritenete più opportuno. Per farlo, chiaramente dobbiamo sapere cosa c'è dietro. E partiamo un pochino anche dalle basi, no? Io mi pongo delle domande anche mettendomi nei vostri panni. Cosa si intende per visual programming? Allora, la programmazione visuale è quella branchia della programmazione, cioè della creazione di programmi, di software, se vogliamo, che è descritta non in modo verboso, quindi non scriveremo parole, ma utilizzeremo dei simboli, degli elementi grafici connessi tra loro, questo un pochino già lo sapete, relazionati tra loro, in modo da ottenere un risultato. A questo punto, in realtà, molti di voi, qui mi aspettavo un'altra cosa, ma molti di voi in testa vorrebbero avere diverse domande. E io ne ho buttate un paio di affermazioni, no? Che me ne faccio? Programmare o modellare? Ma che mi stai dicendo? Mi hai detto che avremmo modellato e quindi parli di programmazione, mi parli di computer, mi parli di qualcosa di totalmente esterno al mondo dell'architettura. Io, se volevo, andavo a fare informatica. Avete ragione benissimo. Noi non dovete preoccuparvi di questo perché, per nostra fortuna, noi non utilizzeremo codice, a meno che non me lo chiediate esplicitamente, codice verboso, ma appunto dobbiamo però sapere che dietro quello che facciamo c'è il lavoro di tante persone che hanno speso ore e ore e ore a scrivere paroline che, messe in un certo ordine, dicono al computer di compiere una certa azione. Però a questo punto mi vengono anche dette, come dire, delle obiezioni o anche delle affermazioni un po' contrariate rispetto, a questo, che possono, insomma, sorgere. Che è facile, no? Prova il computer, prova il computer. Questa è un'affermazione che io in realtà sento spessissimo, sia dai piccoli, che magari quelli possono ancora imparare. Ma mi dispiace tantissimo quando lo sento dai grandi, tanto te lo fa il computer. Questo è diciamo, un discorso annoso che adesso non andiamo troppo avanti, però è chiaro che scoprirete che utilizzare questi strumenti non vi renderà la vita più semplice. Assolutamente no. Anzi, probabilmente ve la state complicando con le mani vostre qui oggi, in questo momento, accettando di fare questo corso. Ma
Con questi strumenti riuscirete, benché sia più complicata la vostra vita, a fare delle cose molto più complesse che probabilmente a mano non sareste stati in grado di realizzare. Poi c'è la questione, sì, ma il mondo parametrico a me piace tantissimo, io uso il BIM, io ci faccio tutto col BIM, va benissimo a me quello, io prendo Archicad, prendo Revit, ci disegno, ci faccio quello che voglio io. Benissimo, è vero. Però scopriremo poi anche strada facendo che questi strumenti sono tutti buoni. È buono il BIM, è buono Grasshopper, è buono Revit, è buono Dynamo. Sto parlando di famiglie totalmente diverse, ma come è buono anche AutoCAD. Va benissimo. Insomma, non è che solo perché non ci sono i parametri dentro, oddio, non si può più usare. Va benissimo tutto. Però sappiate che ogni strumento è dedicato a un tipo di output. Per ora, tranne forse quelli che vedremo noi che magari riescono a spaziare un pochino di più. Quindi l'intenzione appunto di questo corso è quello di aprirvi la testa, aprirvi le menti per capire quali sono le possibilità che neanche io sono in grado di dirvi, ma piano piano state voi a dire a me, oh, guarda che io forse con questi strumenti potrei fare anche e puntini puntini. E me lo auguro, sarebbe il mio obiettivo più grande. E qui parte un pochino la parte noiosa, perché io vi devo raccontare una storia, no? Io vi devo raccontare una storia che in realtà ci fa ci dà una risposta alla domanda una domanda che in realtà ancora non ha una vera risposta, che è da dove nasce l'esigenza di un'interfaccia grafica? Allora, noi in realtà forse da architetti, ancora più degli informatici, guardo te, Melissa. Parole, quindi In modo verboso, ecco, tu lo conosci. Io tra l'altro poi vedremo, ve l'ho tralasciata questa parte. L'altra volta ti dicevo, forse ve ne parlerò, forse è troppo, ok? Quindi non ve ne parlerò a meno che non me lo chiediate esplicitamente. Ho rimosso una piccola voce al termine di questa lezione, però non vi preoccupate se volete aggiungiamo, se, meno che non sia troppo pesante. E l'interfaccia grafica, appunto, come ci faceva notare Melissa, è un'esigenza che chiaramente noi umani abbiamo quando ci relazioniamo con uno strumento. Ora, l'interfaccia grafica si chiama grafica all'interno di un computer, ma si chiama interfaccia utente comunque. Oh, buongiorno, buongiorno, benvenuto. ma si chiama comunque interfaccia utente quando utilizziamo un telecomando. Si chiama in qualche altro modo, perdonatemi, non mi torna, anche quando voglio usare un oggetto tecnologicamente di basso livello, come una bottiglia. Io devo relazionarmi con questo oggetto per utilizzarlo. Ognuno di questi oggetti ha a modo suo una modalità più o meno esplicita. Chiaramente i computer, soprattutto all'inizio, faticavano tantissimo ad essere espliciti con noi umani. Poi c'è il fatto che anche noi siamo una categoria un po' cattiva, no? Un po' uscita male, quella degli architetti, no? E noi non comunichiamo manco con le parole, siamo proprio dei casi disperati. E non comunicando con le parole noi dobbiamo disegnare ogni cosa, altrimenti non riusciamo a dirla alle persone. E quindi ancora di più faticheremmo ad utilizzare parole per parlare con oggetti pressoché inanimati come i computer. E quindi è normale che nel corso degli anni siano state sviluppate delle metodologie che, bene o male, abbiano. Ok, scusate. Che, bene o male, abbiano cercato di riuscire in questo intento. Però partiamo da una storia molto, molto antica, nel 1921. Ragazzi, erano 101 anni fa. Quindi quello di cui vi sto per parlare in realtà nasce, non so, prima di mia nonna, per capirci. Quindi potrebbe avere anche una certa importanza, probabilmente. Ecco, nel 1921 i computer. A che livello stavamo con i computer? Non esistevano, non esisteva neanche quasi il concetto di computer. C'erano sì dei, come dire, dal 600 con la Pascalina, dall'800 con altri studi,
più che altro teorici, c'erano dei calcolatori, riuscivano a fare le addizioni e sottrazioni con operazioni molto semplici date in pasto a macchinari elettromeccanici, ma non è questo il punto. Il punto è che comunque l'informatica non esisteva, non esisteva il concetto di informatica. Però già qualcuno, in particolare Gilbert, nel 21 cominciò a teorizzare la possibilità di descrivere un processo attraverso un elemento grafico, uno o più elementi grafici, le cosiddette flowchart. Lui le chiamava process chart, però oggi gli abbiamo dato quest'altro nome. Che cosa sono? Sono una sorta di schemi elettrici, se li vedete qui nell'immagine. Non sono schemi elettrici chiaramente, però ci assomigliano, ma sono dei blocchetti, in qualche modo, disegnati su carta, non vi immaginate null'altro, che raccontano diciamo, diverse fasi temporali. Quindi è una prima forma di disegno quadridimensionale, se vogliamo. Ognuno di questi blocchetti però è assegnato una funzione ed è relazionato questo blocchetto con il prossimo o con altri. E al variare chiaramente, al procedere all'interno di questi grafici, un processo viene svolto dall'inizio e completato fino alla fine. Questo è stato il primo ingrediente, diciamo, che un pochino ha caratterizzato quello per cui oggi siamo qui. Poi arrivò questo giovanissimo e pettinatissimo Alan Turing. Ne avete mai sentito parlare di questo ragazzo? All'epoca, ragazzo. Sì? Sì, ok. Qui che immagino avete anche visto un film di qualche anno fa, The Imitation Game, no? Bellissimo film, bravi. Nel 1936, ancora prima, diciamo, forse della sua realizzazione più importante, lui iniziò a teorizzare quello che era il bisnonno del nostro computer. Teorizzò la macchina di Turing, cioè una macchina che potenzialmente è ancora oggi in grado di risolvere tutti i problemi matematici del mondo. Quasi tutti, perché in realtà poi bisogna saperglieli raccontare, questi problemi matematici, insomma, bisogna descriverglieli come si deve. E la macchina di Turing altro non è che l'antesignano del nostro microprocessore che oggi abbiamo all'interno dei nostri computer. Quindi, due elementi abbiamo già, l'idea della flowchart e l'idea di computer. Ok. Passa qualche anno, 49, è finita la guerra. Goldstein e John von Neumann, basandosi anche un pochino sui lavori di Turing, sul lavoro di Turing, e considerando diciamo, il lavoro di Gilbert, del 21, applicano queste strategie di risoluzione al loro primo computer inventato, scusate, il primo computer inventato, il primo computer digitale inventato da loro, all'interno, dell'ARPA, credo, se non erro qui. Scusate, no, non volevo andare avanti. Quindi realizzano un primo computer funzionante mettendo diciamo, in gioco i primi due elementi. Arriva il 49. No, questo è del 60, perdonatemi, c'è un errore nella slide. Questo è il 1960, avevamo già visto il 49. Nel 1960 nasce il bisnonno di AutoCAD. Avete mai sentito parlare dello Sketchpad? Lo Sketchpad altro non era che un'interfaccia grafica di quello che poi è diventato davvero la base di ogni CAD successivo. Questo giovanissimo Sutherland, Ivan Sutherland, durante il suo percorso di dottorato, sviluppa su un computer che adesso vediamo praticamente un francobollo, ma in realtà era una stanza. Vediamo, è una parola. Ok. Realizza un software per disegnare non solo in bidimensionale, lui va già subito oltre, in tre dimensioni. E lo fa utilizzando una tavoletta Wacom, come vedete, no? No, in realtà non è una tavoletta Wacom, ma è una interfaccia grafica, scusate, un'interfaccia uomo-macchina che era molto in voga al tempo. Un'interfaccia con una penna, però. Pensate che all'epoca non esisteva il mouse. Il mouse è arrivato molto più tardi. Vediamo
negli anni. Quindi loro non avevano problemi diciamo, al tunnel carpale come noi oggi, purtroppo. Vabbè, pazienza. Lui aveva già in questo strumento integrato tutte quante le funzioni. Ciao, buongiorno. Tutte quante le funzioni che oggi abbiamo su AutoCAD. Per capirci, c'era già l'OSNAP. Così, quella butto lì. E anche per questo un pochino rispondo cioè integro quello che ti dicevo prima, AutoCAD è morto. Nel senso che, guarda quanti anni fa è nato, nel 1960, vuoi davvero che sia ancora vivo? È vivo, per carità, però ha un pochino di anni sulle spalle. Ora, quindi, questi sono tutti gli ingredienti necessari per fare il salto. Allora, anche se non ce lo siamo detti, fino a un minuto prima del 1969, tutto questo era stato realizzato in modo verboso e anche peggio in realtà, perché si lavorava direttamente con la macchina, dialogando uno a uno con la macchina, che giusto per chiarire, sapete come ragiona un computer? Ragiona con solo due numeri, 0 e 1. Al tempo, purtroppo, stavano nascendo i primi linguaggi di programmazione verbale, quindi quelli dove scrivevi parole e il computer interpretava, ma erano, purtroppo, ancora presenti tantissimo strumenti che facevano uso direttamente del linguaggio macchina, quindi dello 0 e dell'1, basta. Quindi i computer in realtà andavano programmati con una serie di 0 e di 1, molto molto complessi, queste serie da scrivere e da implementare, e venivano tra l'altro scritte, tra virgolette lo dico, su delle schede perforate, che erano un pochino la memoria dei nostri computer. Adesso noi abbiamo l'hard disk, abbiamo gli SSD, abbiamo tutta una tecnologia avanzatissima. Al tempo avevano dei foglietti più o meno rigidi, con dei forellini sopra, tipo quando andavate a obliterare il biglietto del treno, no? Stessa cosa, loro obliteravano tante volte questo biglietto e il computer reagiva in una certa maniera. Ma nel 69, per fortuna, questo all'ARPA ne sono sicuro, che è l'ente governativo americano per la difesa nazionale, viene sviluppato il GRAIL, Graphical Input Language. Wow! Questo, ragazzi, è praticamente, adesso lo vedremo un pochino, uno strumento che, mi direte voi, assomiglia a qualcosa che magari siamo un pochino tutti a conoscenza. Allora, vi faccio vedere un pochino. L'interfaccia grafica assomiglia a quella dello Sketchpad, vi ricordate? Mi assomiglia a quel non di nonno di AutoCAD. Non sfrutta però attenzione, dovevi metterti in giacca e cravatta prima di andare qui, a disegnare, altrimenti. Ora, senza che andiamo troppo avanti, almeno in questa prima parte, quanto del mondo odierno ritrovate in queste immagini? Tantissimo. Esatto, ci assomiglia molto, chiaramente la tecnologia era tanto diversa,
Gli schermi che vediamo chiaramente erano monocromatici, erano dei CRT al fluoro, che facevano vedere praticamente un colore solo, il verde, su sfondo nero, come piace a Pierpaolo. Ma oltre questo, ecco, il resto assomiglia tantissimo, brutalmente, a tutto quello che utilizziamo ad oggi. E questo strumento che ci sta mostrando, che adesso andremo a vedere un pochino più avanti, in un posto più avanzato, serviva per comunicare con il computer, per dare degli ordini, delle istruzioni al computer, ma lo faceva in modo totalmente diverso da prima. Quindi non usava queste fantomatiche schede perforate, non utilizzava una metodologia verbosa, utilizzava invece, adesso lo vediamo, una grafica. Un'interfaccia grafica simile alle cosiddette flowchart. Adesso le vediamo se parte. Un'altra cosa che. Oh. Un'altra cosa molto particolare è che era presente un riconoscimento dei segni. Cioè lui scriveva qualcosa, digitava qualcosa, ma lo faceva non da tastiera, non c'era una tastiera. Disegnava il 2 e veniva riconosciuto il 2, disegnava il 3 e così via. O disegnava una linea e veniva. Il comando veniva scritto dentro un box che di base era vuoto e veniva quindi interpretato in qualche modo dal computer. Ognuno di questi blocchi, ragazzi, la faccio un pochino più breve perché capisco che è anche molto pesante. Ognuno di questi blocchi veniva, scusate, specializzato a manina, quindi scrivendo anche in una forma meta, grafica, in quanto, doveva aggiungere anche della parte verbosa ancora. Noi non lo faremo, potremo farlo, ma non lo faremo. Per fortuna nostra, e chiaramente andava a specializzare ognuno di questi blocchi che a questo punto venivano interpretati e passati al blocco successivo a seconda delle connessioni effettuate. Ora c'era tutta una simbologia, c'era tutta un set di regole impostate chiaramente affinché tutto quanto il programma finisse con un risultato atteso e desiderato. Ognuno, vedrete un pochino anche come già descritto nel 1921, ognuno di questi blocchi aveva una forma particolare. Non tutti i blocchi erano quadrati, rettangolari, scusate, alcuni avevano, vedete, uno smusso di lato, altri erano addirittura degli ottagoni o degli esagoni, e che chiaramente ognuno di questi qua svolgeva un certo tipo di compito. Magari un compito di decisione, magari un compito di assegnazione di un certo valore e quant'altro. Anche noi abbiamo una certa, vedremo, avremo una certa, scusate, una certa, logica grafica da dover rispettare, diversa da questa chiaramente, ma che comunque un pochino ci aiuterà a districarci in mezzo a quel detalo di cavi che è Grasshopper. Un'altra cosa che vi volevo mostrare però è che questa interfaccia grafica altro non faceva, nel bene o nel male, che costruire tabelle di dati.
era un pochino limitata, non mi rendo conto. E ancora di più, vi mostro, vediamo se in avanti c'era, eccolo qua. Si poteva passare da un'interfaccia completamente a tabella a un'interfaccia invece a flowchart. Questa è un'altra caratteristica che in realtà vedremo anche noi. Utilizzeremo anche noi questa cosa. Magari non dovremo fare uno switch tra il prima e il dopo, però immaginate che questa cosa esiste anche oggi. E alla fine diciamo, della fiera, lui andava a costruire un oggetto così complesso, ma che terminava, vabbè, non lo faccio vedere, comunque terminava con un output, che però ancora una volta era di fatto una serie di valori tabellati. Vi lascio poi magari le slide dove lo potete godere tutto quanto il video. Passano gli anni, 1980, o comunque giù di lì. Bene, diciamo, il computer ormai è entrato nelle case di tutti quanti. Guardate che in realtà no, non è vero, però almeno nell'immaginario collettivo, o soprattutto nel mondo occidentale americano, iniziava questo processo sicuramente. In Italia no. Sicuramente no, ma viene commercializzato per delle piattaforme abbastanza note come il Mac 2, se non erro, l'Apple 2, no, perdonami, non il Mac 2, di Apple appunto, il Prograph di Pictorius. Quindi cercava questo programma di fare le stesse cose, anche qui con delle operazioni grafiche. Opportunamente rilegate insomma a geometrie connesse tra loro, ma la cosa nuova è che lo faceva fare a tutti quanti. Cioè, se prima tutto quello che vedevamo era a uso esclusivo del Dipartimento della Difesa americano, qui abbiamo fatto un salto perché siamo entrati nelle case delle persone, che per la prima volta potevano quindi utilizzare il proprio computer non solo per i programmi che gli hanno fatto gli altri, ma per costruirseli da sé. Cioè, lo potevano fare anche in modo verboso, chiaramente, però magari così anche un neofita poteva in qualche modo avere un impatto minore con l'utilizzo di questi mezzi. Passano gli anni e negli anni 90 questi programmi si sviluppano, diventano sempre più complessi e si settorializzano, si specializzano. Negli anni 90 vediamo che c'è addirittura proprio una scissione di questo genere. Visual Programming quindi diventa utilizzato nel campo dell'educazione o della costruzione di giochi. Viene utilizzato per i multimedia, cioè per la creazione di elementi multimediali o per un utilizzo business vero e proprio, quindi per la creazione di programmi dedicati alla contabilità banalmente. E ancora oggi è così, se non ancora più ricca questa suddivisione. Infatti oggi noi troviamo questi strumenti praticamente ovunque. Io vi faccio alcuni esempi, ma la lista potrebbe essere veramente imbarazzantemente lunga. Per esempio, viene utilizzato a livello per vari scopi, all'interno di diversi programmi di grafica, e qui vi cito Blender, ma vi potrei citare Cinema 4D, vi potrei citare 3D Studio, vi potrei citare insomma la qualunque, che fa utilizzo di un'interfaccia nodale, cominciamo anche a dare un nome a questo elemento per la realizzazione di varie cose. Per esempio, all'interno di Blender viene utilizzato per la creazione di geometria, ma non solo, viene utilizzato per la creazione di animazione, quindi dare diciamo, la quarta dimensione alla geometria. Viene utilizzato anche per la creazione dei materiali che graficamente descriveranno la mia geometria. Poi c'è Unreal Engine,
Real Engine è uno strumento ormai sdoganatissimo che viene utilizzato invece per un uso totalmente diverso. Un pochino fa afferenza anche questo alla grafica, però formalmente viene utilizzato per lo sviluppo di videogiochi ed è anche open source, no, scusate, ma è gratuito. Quindi se volete lo potete scaricare anche voi e probabilmente molti di voi hanno utilizzato dei giochi, hanno giocato con giochi sviluppati con Unreal Engine, magari anche laudamente pagati. Sappiate che anche voi potete fare uso di questi strumenti e se proprio siete interessati a, questa la dico a margine, se proprio siete interessati a questo particolare argomento, sappiate che si fa anche nella nostra università. Sapevate? Viene spiegato in un corso, non qui ad architettura, ma alla magistrale di design, dove al primo semestre del primo anno, se non erro, viene realizzato da parte dei professori Rossi e Oppedisano un corso che, tra le tante cose, ecco, non è solo questo, permette agli studenti di realizzare un mondo interattivo tridimensionale da, tra l'altro, visualizzare anche in realtà virtuale, quindi col caschetto, e viene sviluppato quindi anche con questi strumenti. Ora, a parte un utilizzo legato alla comunicazione del prodotto in sé, sappiate che questa cosa non è così lontana al mondo dell'architettura. Da qualche anno viene commercializzato uno strumento che ormai è abbastanza economico perché sia presente magari nello studio, nelle case delle persone, ma ancora di più negli studi degli architetti, che è un visore. Ok, in realtà ce ne sono due o tre marche, ora non so, senza fare pubblicità. Questi visori chiaramente possono essere utili anche per comunicare che cosa? Il vostro progetto, tra le altre cose. A meno che io vi consiglio sempre di aggiungere anche un bel secchio accanto al visore, perché chiaramente potreste sentirvi non troppo bene, purtroppo. Noi adulti possiamo soffrire di motion sickness all'utilizzo di questi strumenti. Ma scherzi a parte, altri strumenti che invece fanno un utilizzo un pochino più generico, quindi non sono specializzati per il videogioco, specializzati per la grafica. E sono quelli che andremo a vedere noi. In particolare ne vedremo uno dei due che vi presento qui, però per completezza ve ne ho messi due. E io li dico dedicati agli architetti, in realtà non solo agli architetti, però lo dico con la faccina che sorride, in quanto cavolo, sembra fatta apposta per noi, perché riusciamo a realizzare con questo un sacco di cose. Il primo è Grasshopper. È gratuito, o meglio, scusate, non è gratuito, perdonatemi. Nasce open source, ma è stato integrato successivamente comunque all'interno della suite, scusate, di Rhinoceros di MacNeil, è stato acquisito totalmente. Però il fatto che sia nato open source in realtà ne ha determinato anche il suo successo, perché oggi è utilizzatissimo in diversi ambiti ed ancora molte persone sviluppano integrazioni per questo programma, cosa che non è mai successa invece per la concorrenza di Autodesk Dynamo. Dynamo è closed source, che tra parentesi, differenza tra open source e closed source, Chiara? Perfetto. Allora, quando un'operazione è definibile open source, quando io, oltre darti uno strumento che ho inventato, io ho inventato questa bottiglia, che gli amici a casa ho una bottiglia, non so se mi stanno vedendo dalla telecamera, io invento questa bottiglia nel momento in cui compio questa operazione. Se la voglio vendere closed source, faccio due cose, la brevetto e te la vendo dietro l'autopagamento. Se la voglio fare open source, ti spiego ogni cosa che mi è servita per costruire questa bottiglia e ti do la possibilità di ricreare questa bottiglia esattamente così com'è, oppure ti do la possibilità di modificarla, di renderla tua. Questa modificazione, chiaramente, solitamente, non è per forza, è anche gratuita.
Quindi, se io ho un progetto di qualunque natura e lo diffondo in modo open source, io cerco di diffondere il mio sapere, mi farò pubblicità perché è innegabile che lo sia, ma non ne trarrò praticamente beneficio se non dalla visibilità che può aver avuto questa, la diffusione della mia invenzione. Però nessuno mi potrà dare potenzialmente una lira per ricostruirsi le proprie bottiglie, non potrò andare a chiedere a nessuno di darmi soldi. Questo quindi è successo con Dynamo, che qualcuno forse l'ha utilizzato, qualcuno ne ha mai sentito parlare perché all'interno di degli strumenti Autodesk, per esempio Revit, e nel bene o nel male riesce a fare più o meno le stessissime cose che fa anche Grasshopper, a meno chiaramente delle integrazioni fatte da utenti normali come noi. Ora, se avete bisogno di qualche minuto di pausa, io non mi rendo conto, un'altra cosa che vi chiedo, se vi sentite stanchi, fatemi così e io mi blocco qualche minuto, quindi ve lo chiedo da subito adesso. La prima volta avete bisogno di un caffè? Vi ho addormentati abbastanza con la prima parte? O volete continuare? Tutto ok? No, però non so se è Come no? come Prego, prego. Vai, vai. deve essere più semplice scaricare un computer tramite la Win, se non parliamo insieme. No, in realtà lì hai ragione perfettamente. In realtà era un gap tecnologico. Sarebbe stato molto più semplice con una tastiera, infatti oggi faremo così, però non c'era proprio l'idea di tastiera unificata con quella che abbiamo oggi. Un po' come mancava il mouse, mancava anche quella come elemento. Assolutamente sì, cioè adesso ci vendono a 1.000 euro una tavoletta con una penna bianca e ci dicono: guarda, questo ti riconosce la scrittura, ti riconosce quello e ti riconosce quell'altro. Noi facciamo wow, siamo felicissimi, tra l'altro ne acquistiamo veramente tantissime di tutte le marche, ora non faccio nomi, però ne acquistiamo tantissimi perché ci fa fare l'effetto wow, ma al tempo era necessario perché non c'era altro, qui banalmente non c'era altro. E quindi ecco, loro erano costretti, si sono inventati la strada più complicata, perché dice, per inventare la tastiera probabilmente avrebbero fatto prima, però hanno trovato una soluzione software a un problema che avrebbero risolto con un hardware, molto più in modo semplice, però hai ragione, ottima osservazione. Tu, per esempio, mo te la dico così, mi è capitato di fare il riconoscimento della scrittura su un tablet, no? Funziona? Nel 2022 funziona? Funziona bene, funziona al 100%? Punto di domanda. Vi lascio indagare, non sempre funziona. In realtà pure a loro non funzionava, ancor meno di oggi, figuratevi. E ora lui ci ha fatto vedere la versione carina e pettinata, no, della situazione, ma immagino che le bestemmie siano volate in tutte le lingue del mondo davanti a quello. Altro che giacca e cravatta, quello, ecco, diciamo, non ci dormiva la notte chi doveva operare a un computer. Pensate addirittura, però, che comunque è un grandissimo passo avanti, perché i computer leggermente precedenti, quello che vi ho presentato nel 49, in realtà sapete qual era la sua interfaccia grafica? Non c'era. La sua interfaccia erano cavi che venivano spostati a manina, da qua a là, da qua a là, da qua a là, da operatori esperti, che anche loro bestemmiavano però in tutte le lingue. Per fortuna è il 2022, per fortuna. Volevo farvi vedere, ragazzi, alcune interpretazioni di questi strumenti in discipline, sia co come l'architettura vedremo, è anche una disciplina diversa che è quella dell'arte. Volevo inizialmente parlarvi anche del gaming, però sinceramente forse era un po' troppo fuori portata. Vi parlo di arte digitale, cosiddetta anche arte generativa. Spesso e volentieri vediamo su Instagram un sacco di queste immagini. Molte di queste non sono realizzate chiaramente con la santa pazienza, linea per linea, quadratino per quadratino, puntino per puntino, ma sono realizzate in modo generativo. Qui si apre un discorso molto complesso, che cercheremo però di affrontare nel modo più semplice possibile,
e che prenderà un pochino tutta la seconda parte, questa seconda parte di questa prima introduzione alla modellazione slash programmazione visuale. Fino ad ora abbiamo parlato solo di programmazione. Per la prima volta però vediamo come può entrare di forza anche il termine modellazione. Quelle immagini che state vedendo qui a schermo sono state modellate in qualche modo, non sono state create, cioè, scusate, non è solo un programma puro che crea dati in tabella a questo punto, ma è stato creato con un output grafico questo programma. E i programmi che utilizzeremo noi fanno quest'uso anche formale del mezzo, no? E queste immagini sono molto complesse, probabilmente anche a mano si potevano fare, ma non con questa, lo dico tra virgolette, questa semplicità, e sono spesso accomunate da una cosa che adesso chiedo a voi. Io cercherò di accostare queste immagini trovate a casaccio, cioè non so neanche chi sono gli autori, non è interessante. So che però vengono dall'arte generativa e io le accosterò queste immagini ad immagini che conosciamo invece un po' di più, che fanno afferenza al nostro mondo, quello dell'architettura. Notate delle similitudini, delle discrepanze tra le due cose? Cosa vi suscitano queste immagini? Questo lo chiedo io a voi. Per esempio, se analizzassimo le forme tra arte e geometria, cosa mi potreste dire? Chiedo anche a casa eventualmente. Non sono convenzionali, sono forme straordinarie, magari. Bene, questo non convenzionale mi piace come termine, anche se la convenzione in realtà è una cosa che ci siamo inventati noi, quindi va bene, però capisco che vuoi dire, sono fuori dal comune, sono molto complesse, quindi probabilmente, come dicevamo, sono difficili sia nell'arte sia nell'architettura da pensare e immaginare senza uno strumento di supporto. Ora, grandi architetti ne abbiamo avuti, hanno fatto cose grosse, ma benché molto rivoluzionario, vediamo Brunelleschi, no? Un maestro assolutamente per il suo tempo e per quello che ha fatto, però non è nulla che anche un'altra persona non avrebbe potuto fare. Invece, Sono legate all'informatica, cioè legate allo sviluppo informatico. esatto, esattamente, e facciamo un utilizzo molto specifico di uno strumento molto più avanzato di una matita. Quindi, Beh, io intendevo quello che hai fatto per l'arte, non perché vogliono rappresentare qualcosa, un'emozione così e particolare, può darsi pure di sì, eh. anzi pure di sì, Non come siamo magari si qui a. Esatto, faceva in altre forme di arte, come perché ho dei programmi che mi permettono di fare questo, sviluppo un'idea di arte. sentite bene quello che ho detto, dei programmi che mi permettono di fare questo e che mi permettono quindi di fare questo tipo di arte. Io la sottolineo questa cosa perché la rivediamo. Ok, molto bene, per me avete in qualche modo colto l'anticonvenzionalità, questo altro aspetto a cui io adesso daremo anche un nome, che sono in qualche modo anche sia un pregio sia un difetto di queste modalità nuove. Un pregio perché, cavolo, vediamo cose nuove, belle, mi fanno fare wow, no? È un difetto che, ragazzi, un pochino tendono ad assomigliarsi. Ora, io non so se questo quelle cose che vediamo in particolare sono state fatte con una programmazione diretta o se sono state fatte con una programmazione indiretta visuale, però fatto sta che raccolgono proprio queste condizioni che avete sottolineato. Che intendo con programmazione diretta? Se sono state fatte banalmente con una programmazione nodale, o se hanno utilizzato degli strumenti che in qualche modo hanno limitato la creatività e hanno indirizzato, più che limitato, la creatività in una certa direzione.
Ora, per l'architettura, ancora più dell'arte, in realtà abbiamo anche molti altri vincoli, non ce ne dobbiamo dimenticare. La cosa si deve reggere in piedi, la cosa deve essere sicura, la cosa deve essere fattibile a livello economico. Quindi, ok, ci sono dei limiti oltre quelli che il computer comunque ci ha sdoganato, però, cosa che per esempio con l'arte non esiste. Però ecco, cominciamo a porci questo dubbio. E qui un pochino mi torna la eco del ma tanto te lo fa il computer in 5 minuti che ci vuole. Non lo so, sinceramente qui comincio ad avere un forte dubbio sulla difficoltà o sulla semplicità, scusate, di realizzare certe operazioni. Però vediamo quali sono i vantaggi dell'utilizzo di uno strumento parametrico, ancora prima dell'utilizzo di uno strumento di programmazione. Ok? Uno strumento parametrico, quindi in senso ampio, può essere non solo Grasshopper, diciamola così. Adesso vediamo, qui c'è un video che magari vi è capitato già di vedere, di Parametric Design in di Parametric House, se non ricordo male, il gruppo che ha realizzato questo video, che ci parlerà anche un pochino di come effettivamente il termine parametrico, ancora una volta, tornando indietro nel tempo, non ce lo siamo inventati noi, non ce lo siamo inventati. Sta andando più avanti il video. Almeno nell'audio sì. No, si è bloccato tutto. Fantastico, yeah. L'affidabilità della tecnologia. Quindi mi sa che pure a casa hanno perso il collegamento. Vi chiedo scusa Vediamo fissa la slide, Sì. quella con le catenarie. Vi chiedo scusa, anche qui la Sì. vediamo fissa, fra un po' si interrompe tutto, però riavvio e torniamo subito. Scusateci, mi accade troppo spesso, ma non so che fare. Scusate. Non è un problema.
aveva capito. Se mi mettono in errore, lanciamo. Avverto solo gli studenti a casa. Scusate un attimo, ragazzi. Abbiamo approfittato per fare 5 minuti di pausa. 10 minuti di pausa, dai. Abbiamo approfittato dell'errore tecnico. E ci scusiamo ancora, ma fra pochissimo ritorniamo. Ok? Ok, grazie mille. Okay, grazie. E riprendiamo. Bene, 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 bene. Ok, dopo i disguidi tecnici. Eravamo rimasti a guardare questo, questo video. Ora, se volete ve lo faccio rivedere all'inizio, però immagino abbiate capito almeno gli intenti di quello che voleva dirvi. E andiamo direttamente, se preferite, anche al succo da Gout in poi. Preciso, andiamo avanti. Play. Quindi, vediamo di ritrovare un pochino. Ecco qua. Però non si sente più come prima, vero? Ok. Ancora un secondo, ragazzi, che qua ce la possiamo fare, prima o poi ce la possiamo fare. Allora, come ti chiami, proiettore? C'ho solo il Ita ci acconsente, dici? Dove sta però? Ah, proietto, ok. Chiedo da casa se qualcuno parla. Vediamo se lo sentiamo in filo diffusione. Prova. Perfetto, prova. Grazie, grazie mille. Magnifico. Ah, oh, scusami, non ti volevamo lasciare indietro. Ricominciamo, dai. Andiamo però al succo, stavamo dicendo, senza che riguardiamo tutto da capo. Torniamo a Gaudì. No, il succo di quello che abbiamo visto prima che cos'era? Che non ci siamo inventati noi il termine parametrico, non se l'è inventato neanche l'architettura addirittura, ma lo si faceva ancora prima dei computer. Qui qualcuno di voi dovrebbe aver preso, insomma, colto il riferimento.
Poi la pubblicità. A questo punto non andiamo avanti. Che cosa abbiamo capito da questo video? Abbiamo capito un sacco di cose belle, abbiamo visto delle immagini evocative, abbiamo un pochino sottolineato sempre di più come l'architettura anche ha fatto un uso formale della parametricità e lo fa ancora tutt'oggi. Chiaramente tutto questo è possibile se e solo se dietro tutto questo studio formale, chiaramente c'è anche uno studio realizzativo da parte di competenze ingegneristiche, chiaramente, quindi non è così scontato che tutto questo poi sia fattibile alla fine. E diciamo, un equilibrio corretto tra tutte quante le parti ha permesso in ognuno di questi casi di realizzare qualcosa di unico, particolare, di diverso. Prima, ma un attimo, che ci volevi dire? Mi dicevi, poi ti dico. Ah, di qua! Ah, ok, scusami, no. Ok, non me ne ero accorto, perdonami. E quindi ecco, per un attimo forse non avete visto niente, però avete nel complesso magari capito di cosa stavamo parlando. Allora, per rispondere anche alla domanda laterale, no? Vantaggi nell'utilizzo dello strumento parametrico in architettura. Secondo voi, quali ce ne sono? Quali sono, scusate, quali sono, italiano, quali sono per voi i vantaggi di essere qui oggi e iniziare a utilizzare per la prima volta uno strumento parametrico? Forse non per la prima volta. Che pensate di realizzare con tutto questo? Avete delle idee, dei sogni? Che forma hanno i vostri Quando sogni? le libertà e quando hai il controllo su un nuovo oggetto, Libertà e avere uno controllo. strumento così avanzato che ti permette di controllare molto meglio in che tagli hai più complessità di stati addizionali, sia di creare un qualcosa che è incontrollabile Libertà e controllo, però guarda, sono la sintesi di quello che hai detto tu. Libertà e controllo. Sono uno l'opposto dell'altro già di base, è un ossimoro quasi, però di fatto è quello che succede, libertà e controllo, mi piace questa visione, libertà e controllo che però io vorrei sempre anche qui ricordare che non deve essere legato solamente alla forma, essere un po' sempre a tutto tondo, ok? È importantissimo, altrimenti sono manifesti di se stesso. E chiaramente queste operazioni, qui passiamo alla prossima domanda, possono essere svolte con diversi strumenti. Qui la prendo un pochino alla larga, però voglio arrivare a un punto. Per esempio, quanti tipi di strumenti parametrici conoscete? Oltre quelli che abbiamo visto, cioè quindi oltre Grasshopper. Togliamo Grasshopper, togliamo quelli nodali. Quali altri tipi di strumenti parametrici conoscete? Perfetto, quindi afferente alla macrocategoria dei BIM. Poi ci sono anche sottocategorie per esempio gli Heritage BIM e quant'altro, va benissimo, però diciamo i BIM in generale, perfette una. C'è un'altra solo. C'è solo, beh. Se io vi dico GIS, voi conoscete? Ho alzato le orecchie. Voi conoscete il termine GIS? Ok. E se io vi dicessi che anche molti CAD in realtà sono parametrici? Possono essere parametrici. Vi
CAD possono essere parametrici. Allora, lì nel video già ti diceva che già nel 2010 AutoCAD è diventato parametrico. Molti di noi in realtà manco lo sanno e neanche lo usano la parte parametrica di AutoCAD, però c'è, non è negabile, è innegabile. Vi posso dire, nel video abbiamo visto altri CAD, c'è un signore strambo che compare pure in questo video e che viene in realtà raccontato benissimo nell'incipit di una puntata dei Simpson, Frangieri. Lo ricordate Frangieri nei Simpson? Ok. Per me è stupendo come persona, io lo definisco strambo, ma se lo conoscessi potrei dire con affetto. Però di fatto lui ha chiaramente rivoluzionato un pochino la forma delle architetture, non dico nel mondo dell'architettura perché non è cambiato nulla dopo di lui, però le forme sicuramente sì, ha sdoganato, diciamo, delle geometrie nuove e lo ha fatto sfruttando una tecnologia che per l'epoca era ad appannaggio del mondo aerospaziale. La Boeing la utilizzava, la NASA utilizzava quello strumento. Stiamo parlando di Katia, come diceva nel video. Katia, per gli amici, dai, sembra più umana. Katia altro non era che uno strumento parametrico CAD. Lo è tutt'oggi, esiste ancora, ve lo potete acquistare per qualche rene e qualche decina di migliaia di euro, ve lo potete acquistare e utilizzare. Ce ne sono anche di strumenti gratuiti però. Per esempio, voi che avete il Chiocciola Unicam o anche studenti in generale, no? Possono scaricare dal sito di Autodesk uno strumento simpaticissimo, che è stato anche oggetto di un mio corso in passato, che è Fusion, che raccoglie un po' l'eredità di tutto per esempio, il mondo Autodesk nel settore della parametricità, e lo fa nel modo più semplice possibile. A mio avviso è il programma Autodesk meno Autodesk della sua categoria, proprio perché in realtà lo fa, ma in un modo simpatico. A dire, un pochino sempre faccio il naso storto quando parlo di Autodesk, non me ne vogliate. Però ecco, Fusion in particolare ve lo consiglio. E cosa accomuna quindi BIM e GIS? Ah, non vi ho parlato dei GIS, scusate, mi stavo perdendo, anche se... Cosa sono i GIS? Qui vediamo l'acronimo, no? Geographic Information System. Insieme ai BIM raccolgono un po' tutta quanta la progettazione, quindi affrontando non solo all'altezza alla scala dell'edificio, non solo diciamo, alla grandezza dell'urbano, ma vanno un pochino più fuori di scala. I GIS sono utilizzati soprattutto nel mondo della progettazione territoriale. Sono quindi utilizzati dagli urbanisti e sono si chiamano Geographic Information System proprio perché è importante che loro abbiano un controllo e una libertà, ma possano dare un controllo e una libertà a una grande scala. Di contro il Building Information Modeling, non esiste nel modeling, comunque c'è la parola information in mezzo. Invece è uno strumento che in qualche modo cerca di dare più opportunità di una matita, insieme al GIS, più opportunità di una matita, perché la matita chiaramente, oltre quello che ci metti tu, non ti dà null'altro. Però vedremo che di fatto sono vincolati questi due strumenti. Per quanto comunque molto potenti, io non voglio nulla, non ho nulla contro queste due categorie, macro categorie. Non ho nulla contro di loro, però gli strumenti che andiamo a vedere noi in realtà hanno qualcosa in più. Cosa accomuna, dicevamo, queste due macro categorie? Le accomuna il fatto che tu puoi fare ciò che lui ti dice che tu puoi fare. Purtroppo. Questo è qui sfociamo quasi nel campo della filosofia, no? Ok. Chiaramente come dire, il palco di occasioni che si aprono utilizzando un BIM o un GIS sono enormi, sono sconfinati, ma non sono ancora infiniti.
probabilmente potrebbero essere di più se noi andassimo a utilizzare degli strumenti un po' diversi, appunto, che fanno afferenza al mondo della programmazione, in questo caso visuale, perché non siamo davvero degli informatici, che però ci permettono di fare quello che tu vuoi fare. Una cosa interessante, io quando fui chiamato, ero ancora uno studente, praticamente come voi al tempo, fui chiamato dal professor Ruggero, insieme al mio collega Marco Rosa, a fare un intervento all'interno del suo corso alla triennale al tempo. E ci chiesero: ma perché non ci vieni a spiegare un pochino Grasshopper, un pochino ci fai capire come funziona? Ok, fai capire agli studenti. Sai, noi vorremmo anche integrare un BIM dentro i corsi. Benissimo. Io allora un attimo. Ci siamo rimasti male all'inizio perché tu mi chiedi Grasshopper, però mi parli del fatto che vuoi utilizzare il BIM. C'è qualcosa che stride, però poi ho capito nel tempo, poi l'ho capito dopo forse. Il problema è che sicuramente il BIM come strumento è molto complesso, già di suo molto complesso, e questa sua complessità però è orientata tutta quanta a cercare di semplificare la vostra vita, limitandone di contro alcuni aspetti. Cioè, il muro è un muro, la finestra è una finestra, la vuoi fare tonda, la vuoi fare strana, ok, te lo permette, però magari ci possono essere oltre le finestre cose che tu non puoi fare. E cosa succede quando c'è una cosa che tu non puoi fare all'interno di un BIM? Per chi ha utilizzato un BIM, questo anche Stefano, tu che usi il BIM, no? Quando c'è qualcosa che non. Come fai? Lo devi fare da solo, esatto. Magari poi alcuni integrano anche degli strumenti di programmazione visuale all'interno, quindi molti invece, come all'inizio, non c'avevano niente. Cioè, dovevi modellarlo, quindi tanto te lo facevi su AutoCAD e te lo rimportavi, oppure lo facevi con degli strumenti interni e te lo Sì, importavi. la realtà è che tu devi iniziare a pensare come, cioè, come usare il programma, cioè come si Esatto. programma ragiona in un determinato modo, tu devi iniziare a pensare in quel modo. Su quel binario devi rimanere. Quindi devi trovare le soluzioni in Che dal punto di vista creativo è comunque ottimo, base a quello che stai però pensando. sei limitato certe volte. Io invece vi propongo uno strumento che invece vi dà così tanta libertà che spaventa. Vedrete, spaventa tantissimo, io lo so, ha spaventato pure me. Però se piano piano comincerete a mettere da parte la paura e affrontare, diciamo, questi strumenti nel modo con i giusti le giuste metodologie, capite che potete sicuramente affiancarli, non dico per forza devono essere esclusivi, dovete usare solo, solo, dai, solo, no, potete affiancarli, quindi uno strumento in più da mettere nella vostra cassetta degli attrezzi, laddove altri strumenti non sono in grado di realizzare ciò che avete nella testa, potete anche utilizzare questo. Ora, non guardate me che io sono un caso patologico che praticamente faccio quasi tutto con Grasshopper. E io vi ripeto, lo sbagliato sono io, non siete voi. Ora, questo strumento in realtà è, almeno dal punto di vista, come dire, del disegno, quindi nel suo esito formale, però vedremo in realtà questo si ripercuote anche nell'uso funzionale, perdonatemi, dovuto al fatto che strumenti come Grasshopper abbandonano totalmente il concetto additivo di disegno. Il concetto additivo di disegno è: faccio un cerchio, vedete nella parte superiore, faccio un cerchio, faccio un quadrato, ottengo la forma finale, li sommo, no, per somma si intende anche sottrazione, anche taglio, intreccio, quello che volete voi. Però che succede? Che è un processo lineare. Io devo sapere subito dove devo arrivare, perché chiaramente dovrò prendere tutti gli ingredienti giusti, cerchio, quadrato, triangolo che serve, per ottenere la forma finale. Nel processo invece che vi sto per dare io, cioè che stiamo per indagare, andiamo ad abbandonare questa logica additiva per abbracciare una logica associativa. Una logica associativa però prevede un processo non lineare. Una logica associativa ti permette di dare
di impostare le relazioni tra le parti. Questo praticamente ti concede il beneficio di non sapere dove vuoi andare a finire. Ma attenzione, non significa che sia un bene, anzi, è sempre bene avere un obiettivo, ben in mente, però ci dà la possibilità, per dirla diversamente, di avvicinarci il più possibile, nel più breve tempo possibile, alla perfezione che noi vogliamo raggiungere, per poi correggere il tiro successivamente, fare dei piccoli ritocchi, dei piccoli aggiustamenti. Perché? Perché un processo lineare, non lineare, prevede una ricorsività. Quindi si può tornare indietro, fare delle modifiche eventuali. In questo caso, associando un cerchio ad un quadrato, mi rendo conto di voler modificare una di queste due parti, trasformandola in un pentagono, e ottengo una evoluzione del risultato finale, che è in qualche modo formalmente anche simile all'obiettivo che mi ero posto, ma è ottimizzato. Tra l'altro, ottimizzazione è una delle possibilità che io non ho messo in calendario, diciamo, nel programma, ma se volete ne possiamo parlare. Si fa afferenza anche ancora una volta al mondo della matematica, ma me ne perdonerete. Però è una delle occasioni in cui purtroppo non potete farlo diversamente, se non con un processo non lineare. L'ho sconvolto questa storia. No, ok. Vi è capitato mai di utilizzare un processo non lineare nel vostro lavoro? Mai, 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 mai. Non solo nel disegno, eh. Esatto, il BIM infatti risponde a questa logica. Il problema del BIM è che risponde a questa logica nei limiti di quello che è stato previsto. Qui c'è un passetto in più in cui chiaramente non c'è una previsione iniziale di quello che sarà il tuo obiettivo finale, costruire case, fare un'analisi territoriale, non c'è, non si sa. E quindi siamo così liberi che possiamo sicuramente sfruttare questo, ma per fare tantissimi processi. Questo era proprio per dirvi questa cosa qui. L'ho detta in un modo molto poco lineare, perdonatemi, però spero che sia stato chiaro. In realtà voi ragazzi di processi lineari ne fate tutti i giorni. Ne compiete tutti i giorni. Per esempio, stamattina avete fatto il caffè, prima di venire qua, no? Non lo so, per fare colazione, immagino. Come si fa il caffè? Inserisci la sonda qui. Brava, oppure no, la pensavo all'antica, io perdonami. Vabbè, io dicevo metti la polvere nella moka, metti l'acqua e chiudi tutto, metti sul fuoco e aspetti che esce e ti bevi il caffè. Questo è un processo lineare, ok? In realtà abbiamo anche definito, sapete che cosa? Per la prima volta usiamo una parola brutta, una parolaccia, algoritmo. Abbiamo appena fatto un algoritmo del caffè, più banale che c'è, però l'abbiamo fatto. Avevamo però un obiettivo. Se noi però volessimo fare delle piccole modifiche, immaginate di inserire insieme al caffè un pezzetto di cioccolata nella moca, no? Cosa succede se mettete anche un aroma, una spezia nella cioccolata, nella moca? Succede che il risultato finale non è proprio lo stesso. Solitamente non si mette però nella polvere, si mette sopra, ve lo dico, perché se no intasate tutto, infatti, no, si mette sopra, o al limite diciamo, nella tazza direttamente, il pezzetto di cioccolato fondente, mi raccomando, però. E scherzi a parte, ecco, questa operazione però vi obbliga a una ricorsività. Voi avete bevuto per la prima volta il caffè, vi è piaciuto per carità, però lo volete un po' diverso. Quindi dovete tornare indietro, ricompiere le operazioni per fare un caffè con una piccola modifica. Questo vi porterà quindi a un processo non lineare. Quindi vedete che in realtà, no, a parte il caffè che non so se l'avete mai bevuto col cioccolato, però per il resto potrete trovare tantissimi altri esempi di non linearità anche nei processi comuni di tutti i giorni. Quindi perché non sfruttare queste potenzialità per progettare o per analizzare, per ottimizzare in qualche modo qualunque dei processi che ci si porranno davanti da oggi in poi. Per
cioè facciamoci semplicemente caso, perché non è, è nella nostra natura, però non l'abbiamo ancora, non l'avevamo ancora codificata questa storia. Allora, io ragazzi, con almeno la parte strateorica finisco qui per questa mattina e vi chiedo, se, ci do del tempo eventualmente per un pochino di domande, però non finisce qui, nel senso che con voi oggi ho intrapreso un percorso molto complesso, che ha un prerequisito solo. Quindi, è avere almeno una macchina che funziona, sì, che anche con Grasshopper. Quindi io chiedo a voi presenti, a voi a casa, com'è la vostra situazione? Perché poi vediamo, in realtà da oggi in poi, in realtà poi andremo praticamente a mettere le mani sullo strumento. Utilizzeremo Grasshopper, perché mi è capitata male, io so usare quello. Però potevamo potenzialmente utilizzare tanto altro, come abbiamo visto, e lo vedremo eventualmente. Vi chiedo, avete domande, avete curiosità, perplessità, oltre che sul caffè, perché con la cioccolata, tutto chiaro per oggi, almeno. Questa era la parte facile, benché noiosa era facile, insomma. Ora avete aspettative diverse da quando siamo arrivati qui stamattina? Oh, perfetto. Fantastico, fantastico. Allora, ragazzi, volevo semplicemente allora a questo punto chiedervi com'è la vostra situazione. Molti i ragazzi del cluster la situazione la conosciamo. Pierpaolo è morto. No, ok, meno male. La conosciamo, la conosco io, scusate, la vostra situazione per i ragazzi del cluster. Per i ragazzi non cluster, invece, chiedo, avete bisogno, necessità di reperire gli strumenti adatti, avete tutto quanto già pronto, chiedo anche a casa stesso discorso eventualmente. Ok, non indago, non voglio sapere, però così me la butto lì, eh. Se proprio non avete idea di dove reperire gli strumenti, sappiate che potete installare la versione gratuita di 90 giorni, è più che sufficiente, poi trovate il modo per acquistare la licenza. E da lì in poi, ecco, partiremo. Noi non vedremo Grasshopper da solo, o meglio, all'inizio sì, qualità è già troppo. Anzi, già troppo, perché quanti di voi hanno esperienza con questo mondo che fa afferenza quindi alla visualizzazione, alla programmazione visuale, e lo fanno in modo parametrico? Io ho fatto sempre cose dritte. Io ho fatto sempre così dritto, bellissimo, fantastico. Perfetto. Ti sembra poco? Avete fatto il corso con il Workshop Week l'anno scorso? Aspetta, non quanta, pensiamo all'altro. Chi altro ha fatto per caso l'altro corso? Dei SAD Workshop Week, questo di quest'anno, dove si faceva video mapping con, oddio, non mi ricordo il nome del software, però ti è capitato a te, tu c'eri. Mi ricordi, perdonami, il software? Sì. Touch, me lo ricordo. Touch Designer, ecco, grazie. Touch Designer in realtà è già uno strumento parametrico simile a Grasshopper, per un uso diverso. Ti è piaciuto? Se io vedo che Per quello che hai è capito. stato troppo intensivo, quindi sono rimasto un po' di là, insomma, Oddio. quindi Ok. Invece con Pio Cocco, dall'altro lato, quanto vi è rimasto? Cioè, siete riusciti dopo i SAD Workshop Week a ripetere qualcosa? No. Ma mi fate capire anche un'altra questione psicologica. Perché non vi ricordavate o perché avevate proprio problemi anche psicologici, nel senso, cioè, di un blocco, dire no, mi sembra troppo complesso per me. O semplicemente ah, non mi ha funzionato. Che è successo? penso, magari se guardassi quando si guardassi una ipotesi e di fare quello esattamente che sono fare lui al di fuori se si fa una forma diversa. Ma io anche forse facevo le cose, cioè anche forse la stessa anche dopo una parte,
delle cose un po' diverse, magari, però erano, quella era una cosa, diciamo, abbastanza formale, cioè funzionale a, ad esempio, costruire degli oggetti, colorare degli oggetti, modificare le forme, erano cose abbastanza semplici, però sono slider, no? E quindi quello, cioè nel senso, per quelle cose lì, anche abbastanza semplice, però magari quando sono andata a progettare qualcosa con il futuro, sapevo che avrei potuto farlo con Grasshopper, però non ero in grado di pensare quali, in quale modo potessi utilizzare quegli strumenti che ci ho dato per fare quelle cose. Anche una componente così valida, tipo la torre di Galatrava che si girava, io l'ho fatta girare più volte, di Galatrava, cambiare forse. La colore. torre di Galatrava. No, Ah, ok. e mi faceva cambiare colore, allora ho fatto Quindi è migliore se avessi fatto da sotto la struttura organizzata Però se, adesso sai farlo come lo faceva Preotto. Con le bolle di sapone. Con le calze, l'avete fatto. L'avete fatto, ve l'ho visto fare, quindi non direi che mentite. Allora, quello di cui mi state parlando in realtà è un problema che io vorrei affrontare con voi, perché non è questo l'obiettivo. Cioè, chiaramente nei corsi Mordi e Fuggi, ma lo dico chiaramente non con cattiveria, che sono stati organizzati da Esatto Workshop Week con una pazienza assurda, un'organizzazione che è veramente tanto di cappello, assolutamente, e tanto di cappello anche ai vari docenti che si sono messi in gioco. Ma ovviamente per mille motivi sono stretti a un periodo breve. Ora noi abbiamo una possibilità, per quanto io immagino che magari non tutti riescano a seguire con costanza fino alla fine, ma e mi auguro in realtà di sì, però è fisiologico, non ci avrete anche altre cose nella vita. E mi auguro di prenderci il tempo necessario per sedimentare a tal punto queste nozioni che cerco di darvi, per farle diventare esperienza, non solo di un po', ma un'esperienza a cui voi potrete veramente fare riferimento ogni volta che ne ritenete opportuno l'utilizzo. Quindi voi dovete, a mio avviso, alla fine di questo corso, che potrà essere esteso quanto ci pare, cioè se mi dite ragazzi no, la prossima settimana abbiamo tutti una consegna, vabbè, ciao ciao, invece di non venire qua, andiamo la prossima settimana, appunto, una cosa bella del non essere un corso Unicam ufficiale è che ce ne frega di quando finiamo, non abbiamo dei limiti. Possiamo andare pure al prossimo semestre se necessario. Quindi, vorrei invece, quindi, prendendoci questo spazio nostro, capire bene uno per uno il perché si fanno certe cose. Okay? Voi magari non vi ricordate, oh, come si chiamava quel tizio componente, quel Caio e sempre. No, quello non è importante. Poi quello col tempo è un po' come una lingua. Voi, sicuramente magari parlate già l'inglese molto meglio di me, no? Ma nel farlo avrete appreso sicuramente una grammatica, una semantica, ma il vocabolario, quello è arrivato piano piano. Lo giustamente arriverà piano piano anche per voi qui. Ora, prendendoci del tempo, almeno per quanto riguarda la regola di base, cercheremo di sedimentarla il più possibile in modo tale da capire le logiche, le meccaniche che stanno dietro questi strumenti. Qui. Ok? A casa ragazzi avete tutto chiaro? Vi abbiamo addormentato totalmente con questa, vi ho addormentato totalmente con questa parte. Tutto chiaro. Andrea mi pare che hai detto, no, chi era che ha parlato? Perdonami. Umberto. Umberto, buongiorno Umberto. Non ti vediamo, ma ti sentiamo. Dici la tua. Tutto chiaro? Sì, tutto chiaro. Perfetto. Ti ringraziamo. Prego. Ok, allora io concluderei qui se Scusa, anche voi. Graziano, posso chiedere una cosa? Se
Eccola qua, eccola qua. Dai, Chiara, che vuoi? Allora, è possibile tipo far comunicare, forse questo mi sembra, cioè fa capire che non ho capito la No, non ti lezione. preoccupare, non esistono domande banali in questo corso. Tutte le domande hanno una loro dignità. Vai, vai. Può essere inteso, grasso, per quello che ti può dare anche a livello di modellazione, come una fase preliminare di una progettazione che poi può essere trasportata all'interno, ad esempio, di un software BIM. Ti sentiamo un po' a scatti, almeno noi, non so se a casa, non so se sono solo io, però penso di aver colto, Chiara, Cioè, cerco possono di essere interpretare. complementari tra i due mondi, piuttosto che, diciamo, stand alone ognuno. Sì, cerco di completare un po', per interpolazioni i pezzetti che abbiamo ascoltato. Chiara mi chiede, invece di utilizzare Grasshopper dall'inizio alla fine, solo Grasshopper, io posso pensare di utilizzare questo come strumento che interviene, tu dici, nella fase iniziale. Io lo aggiungo in diverse fasi, non per forza iniziale, di una progettazione. Assolutamente sì. Assolutamente sì, e può essere utile, da ricacciare fuori dalla valigia ogni volta, dalla cassetta di attrezzi, ogni volta che ne sento il bisogno. Il problema è che in questo momento voi non ne sentite il bisogno, non ne avete mai sentito il bisogno perché chiaramente non è il vostro linguaggio. Una volta che però capirete cosa potete farci, come poterlo fare, a quel punto vedrete che verrà quasi spontaneo. Diciamo, quella cosa potrei realizzarla con. E non è detto che deve essere tutto il processo della progettazione o quello che sia. Potete farci anche dell'arte potenzialmente, tornando a, diciamo, progettazione, ma non solo architettonica, ecco. E quindi di tanto in tanto potrebbe essere utile. Per dire, posso, cioè, ad esempio, perché ad esempio Revit ha le masse, no? Le masse concettuali all'interno. Può essere, si può pensare di modellare un volume con Grasshopper, che poi Chiara, ti diventa posso chiedere massa. se lo scrivi? Perdonami, Chiara, ti posso chiedere se lo scrivi in chat? Un pochino la chat. Perdonami Chiara, ma veramente si sente a tratti. Vediamo che ci dice Chiara. Ad esempio, Revit al suo interno ha la possibilità di modellare masse concettuali. Ecco, sì, esatto, però Revit questo lo potrebbe fare anche con il suo Dynamo, quello vuoi intendere forse? In quel caso potete usare pure Dynamo, noi non lo vedremo, non sarà oggetto qui di studio, forse Dynamo, però sì, è proprio quello lo studio. Laddove non conoscerà, e forse lo stai usando anche se non sai come si chiama, con Revit. E proprio però, un pochino come dicevamo prima, voi intervenite con questo strumento che in quel caso è già integrato dentro Revit per assolvere a una piccola problematica che altrimenti non dovreste risolvere magari a mano, giusto? E potete farlo anche in questo caso. E oltre l'uso formale, però, vi dico che questo uso sporadico può essere fatto anche per un uso funzionale del mezzo, che è quello su cui io punto tantissimo. Cioè, devo fare una piccola analisi per capire questa piccola questione che però rientra in una macro progettazione, cioè in un ambito molto più ampio. E in quel caso lì uso lo strumento in modo mirato per capire una piccola cosa che però mi porterà a fare nuovi concetti e nuovi pensieri successivamente. Spero di essere stato chiaro, Chiara. Aspetto un sì, grazie, perfetto. Dimmi. A che serve? Oh, bella cosa. Lo faccio vedere a che serve il brucio. A voi niente, nel senso. Però è possibile creare con Fusion 360, questo è il nome completo. Ecco, questo mi va direttamente alla Fusion, la macchina. Scusate, 360. È possibile creare oggetti solitamente per un utilizzo nella progettazione meccanica, però parametrizzati.
Cioè, immaginate di costruire un oggetto del genere per tutto quanto il suo processo, fino alla ingegnerizzazione, nonché la realizzazione, e questo oggetto, ovviamente, un po' come succede nei BIM, è parametrizzato diciamo, dal primo sketch fino alla fine. Questo ti permette di tornare indietro con la sua ricorsività. Diversamente però da un BIM, questo qui è un CAD. Che significa? È AutoCAD, no? Immagina, cioè tu disegni proprio linea per linea, però ogni linea ha una correlazione con la successiva. Può avere una correlazione con la successiva. Quindi immagina di non avere degli oggetti preimpostati, quindi un muro, l'oggetto muro, l'oggetto finestra, perché chiaramente è per un general purpose questo. Si utilizza in meccanica, ma all'interno dei corsi di design è utilizzatissimo per disegnare qualunque oggetto di produzione industriale. Qualunque, davvero. L'anno scorso abbiamo usato al corso per fare delle lampade, per esempio. Non tutti l'hanno utilizzato, ma alcuni sono rimasti sorrino, molti altri manco quello, in realtà, quasi l'hanno disegnato con Illustrator. Cioè, vabbè, cose che voi umani non potete immaginare. Però, a parte gli scherzi, ecco. Però, chi ha sfruttato tutte le potenzialità di uno strumento come questo, chiaramente, tornando indietro, ogni revisione, non ha buttato tutto e ricominciato. Ha modificato quello che è necessario da modificare in modo tale che il progetto evolvesse. Poi c'è da dire una cosa, però: i nostri computer sono piccolini proprio. Cioè, questi strumenti hanno necessità di elaborazione di calcolo molto, molto più elevata di quella che noi possiamo avere comunemente. Quindi a un certo punto, una storia di costruzione molto ampia, differentemente da come succede invece nei BIM, deve essere interrotta a un certo punto. Questo implica il fatto che io da un punto in poi non posso modificare tornando troppo indietro nel tempo. Quindi a un certo punto devo cristallizzare, magari mi salvo il file, me lo metto da parte, però di fatto cristallizzando semplifico la vita al mio calcolatore. Cristallizzo e, se vogliamo, facciamo il bake, uso un termine inappropriato per questo software, ma più proprio invece del mondo di grasshopper, di rinoceronte, lo cuocio, lo cristallizzo e da lì in poi ricomincio. Però devo dare per assunto che le modifiche parametriche da quel punto in prima non posso più toccarle. Ve lo consiglio non perché voi avete AutoCAD, non è che cambia tanto. Lui è molto diverso, però ve lo consiglio giusto perché, ve lo dicevo prima, perché rispetto ai software Autodesk è tanto diverso, ai software classici di Autodesk, ed è anche gratuito, tra l'altro, una volta. Chiaro? Bene, perfetto. Usereste mai? Guarda, tu da architetto, no? Quando costruirai casa tua? Scusami, quando farai casa tua non la vuoi arredare? E da grande architetto, ma non mi dire che vuoi andare a Ikea. Dai, che sto scherzando. Però immaginate che i maestri dei primi del Novecento, Macintosh, Frank Lloyd Wright, no? E quelli se lo costruivano, se le inventavano pure loro la mobilia che c'era dentro. Non era così strana come cosa, solo che non avevano questi strumenti, quindi hanno avuto la vita un po' più complicata della nostra, forse. Ah, ecco, l'ho detto scherzando, però potenzialmente non è così fuori dalla nostra portata. Si usa un pochino come AutoCAD, non è tanto diverso, quindi è solo una questione di interfaccia un po' diversa, ma la ciccia è quella. Poi anche AutoCAD in realtà qualche cosina la fa in questo senso, anche se, come dicevamo, non la sfruttiamo mai. Rhino, per esempio, da solo non le fa queste cose. Quindi l'unica volta che mi dovete dire io preferisco AutoCAD al posto di Rhino perché fa cose che Rhino non fa, l'unica cosa per cui vi devo dare ragione è questa. E il resto non capisco perché usiamo AutoCAD. Lo dico a bassa voce. Scherzo, dai.
C'è altro? Vi ho sconvolti abbastanza, dai. Ci vediamo giovedì prossimo? Sì. Ci vediamo giovedì prossimo. Però chiedo, siccome forse è un po' presto, no, niente, non chiedo niente, poi facciamo insieme alla sede. Ragazzi a casa, se non c'è altro, io vi ringrazio infinitamente. Vi manderò a voi la registrazione, manderò insomma chiunque ne ha fatto richiesta. E vi ringrazio e vi saluto. Rinviandoci alla prossima, ecco. Non vedo nulla che sta succedendo, quindi. La prossima, professore. Grazie, grazie a tutti voi e anche a te, Chiara. Grazie, arrivederci, buona giornata. Buona giornata, aspetto che uscite così Ciao a tutti. se c'è qualcos'altro ancora. Che 2 ore buone di, cioè 1 ora e 50 buone di chiacchiere se la siamo fatta. Ciao a tutti.